Fino adesso la stagione è andata strabene e oggi è una gara secca e come va va? Che tipo di percorso ti aspetta, Sara? Ma è un percorso tecnico, duro, sei tutta da spingere e boh, vedremo. Diciamo che Vito indubbiamente ha disegnato un percorso splendido, bellissimo, sia per gli atleti ma soprattutto per il pubblico, perché se ci piazziamo nella parte superiore del percorso lo si può ammirare tutto, quindi importante per il pubblico ma anche per noi addetti ai lavori che abbiamo la possibilità così di seguire i nostri atleti durante tutto il percorso. Categoria donne allieve che apre la seconda giornata dei campionati italiani di ciclocross a Pezze di Greco nel comune di Fasano. Ci troviamo nella provincia di Brindisi in Puglia, un grande evento organizzato dalla ASD Narducci che sta per vivere la sua seconda giornata di corse. Sono le ragazze quindi della categoria donne allieve suddivise tra allieve al primo anno e allieve al secondo anno, quindi due partenze che andremo a seguire con le nostre immagini. Hanno già preso il via le ragazze della categoria allieve secondo anno e poi segue la partenza invece dell'atleta della categoria allieve secondo del primo anno. Scusate, intanto uno sguardo allo splendido tracciato disegnato da Vito Di Tano e dai rappresentanti della ASD Narducci, un tracciato che ha riscosso un grande successo, un tracciato che ha colpito pubblico e partecipanti a questi campionati italiani. Al comando della corsa allieve secondo anno troviamo Francesca Baroni e non vediamo, ci stavamo aspettando infatti di vedere tra le prime posizioni Sara Casasola, che ha avuto un problema meccanico nella parte iniziale del percorso e adesso viaggia attorno alla quinta sesta posizione. Continuiamo quindi a seguire le immagini dalla nostra telecamera. Questo è il tratto che precede gli ostacoli naturali e poi la ripida ascesa in cui si è concentrato tutto il pubblico. E adesso lo vedete da queste immagini perché la situazione è rapidamente cambiata. Dopo il problema meccanico iniziale, Sara Casasola ha preso subito il comando della corsa. L'atleta guidata dal grandissimo Daniele Pontoni in maglia Trentino Rosa Anima Nera si porta al comando davanti a Francesca Baroni nel tratto in salita. Lo vedete in queste immagini, quindi prima Sara Casasola, Trentino Rosa Anima Nera, seconda Francesca Baroni della Melavi Focus Bike. Le inseguitrici invece sono guidate da Matilde Bolzan, Francesca Selva e poi in questo gruppo vediamo anche la prima delle atlete del primo anno, vale a dire Nicola Fede della Iacco Bike Cadrezzate Guerciotti, che c'è da considerare partita nella seconda batteria, quindi sta disputando davvero una bella prova perché ha già rimontato molte delle atlete della categoria allieve al secondo anno. E qui vediamo un bel primo piano di Cecilia Matteoli impegnata nel tratto in salita. Ancora altre atlete al passaggio, vediamo proprio da queste immagini nel tratto più impegnativo del circuito. Adesso è la volta di Sara Sciuto della Drake Team NV Sport, la formazione laziale, che sta affrontando questo tratto in salita. Adesso c'è l'attacco però, quello vero, di Sara Casasola, che dopo le difficoltà iniziali è tornata a giocare a quello che gli riesce meglio, ovvero in una gara solitaria. Sara Casasola, la forte atleta della Trentino Rosa Anima Nera, sta imponendo la sua legge sulla corsa. Lei che anche lo scorso anno ad Orvieto aveva vinto nel primo anno. Ricordo invece che tra le ragazze del secondo anno la campionessa uscente è Allegra Zuffi. Intanto avete visto sempre in seconda posizione la Baroni e come vedete continua a pedalare con davvero disinvoltura, con un'ottima azione l'atleta in maglia Trentino Rosa Anima Nera. Seconda posizione invece, come dicevamo, è per la Baroni, Francesca Baroni della Lavi Focus Bike. E attenzione perché addirittura in terza piazza assoluta l'atleta che guida la gara delle allieve al primo anno, vale a dire
Nicola Fede della Jacobike Cadrezzate Guerciotti, che ovviamente concludendo la corsa in questa posizione andrebbe a vincere il campionato italiano per quanto riguarda la categoria allieve al primo anno. Continuiamo quindi a seguire il passaggio dell'atleta in questo suggestivo scenario con i continui saliscendi in questo fosso naturale, che è una delle caratteristiche del tracciato dei campionati italiani di Pezze di Greco. Pezze di Greco, una località, vi dicevo, nel comune di Fasano, località apprezzata dal punto di vista turistico. Si svolge uno dei più importanti presepi viventi a livello nazionale presso questa località, in cui si va a ricreare la società contadina che in passato ha abitato queste terre. Continua il passaggio delle atlete, continua questa bella corsa che vi ricordo vede ancora in testa la prova della categoria allieve secondo anno Sara Casasola, mentre tra le ragazze del primo anno sta guidando la corsa Nicole Fede. Ed eccoci ancora con la Casasola nel tratto che precede la fase con gli ostacoli artificiali e quindi la rapida ascesa. Vedete come scende dalla bici e poi continui a camminare nel tratto in cui la strada sale con pendenze davvero impegnative. E adesso guardate, davvero bravissima la Nicole Fede, che ha addirittura raggiunto Francesca Baroni. Questa è la seconda e la terza posizione assoluta, ma vi ricordo che Nicole Fede sta guidando la prova della categoria allieve del primo anno. Davvero brava questa ragazza della formazione Jacobike Cadrezzate Guerciotti. Vi ricordo che questa prova si disputa sulla distanza di 30 minuti. Continuano a passare le atlete in quarta e quinta posizione. Troviamo Francesca Selva della Libertas di Scorze e Matilde Bolzan. Ma noi torniamo ancora in testa perché c'è una scatenata. Sara Casasola che continua a spingere nonostante ormai il suo vantaggio nei confronti delle avversarie sia di tutto rispetto. Continua ad imprimere la sua azione, lei che quest'anno ha vinto anche il Giro d'Italia di ciclocross andando a conquistare tutte e cinque le prove. Partita vincitrice a Fiuggi, poi ha vinto anche nello splendido scenario dell'Isola d'Elba a Porto Ferraio, quindi il successo a Rossano Veneto, Silvelle di Trebaseleghe e la vittoria anche all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. Seconda posizione assoluta questa volta per Nicola Fede, che guida anche la prova della categoria allieve al primo anno, mentre in terza posizione assoluta, ma seconda di categoria tra gli allievi del secondo anno, è Francesca Baroni della Melavi Focus Bike. Siamo ormai davvero nelle battute conclusive di questa prova che assegna la maglia tricolore per quanto riguarda la categoria allieve donne primo anno e allieve donne secondo anno. Noi continuiamo a seguire il passaggio delle atlete, che meritano sicuramente tutto un applauso perché davvero hanno onorato al massimo questa che è la prova più importante del calendario nazionale del ciclocross, organizzata dalla AS di Narducci con il contributo della Selle Italia, del Maglificio Santini e della Guerciotti. Noi intanto stiamo seguendo ormai le fasi conclusive della prova di Sara Casasola, che inizia a gustare il successo, un'ennesima maglia tricolore per l'atleta guidata da Daniele Pontoni, che adesso scende dalla bici per affrontare un'ultima volta il tratto con gli ostacoli, la ripida ascesa che la porta nella zona dello stadio dove si concluderà la corsa, applaudita dal pubblico presente. Ormai per lei davvero le ultime battute, la seconda posizione a questo punto per quanto riguarda la classifica assoluta è appannaggio di Nicole Fede, che è stata bravissima perché ha addirittura staccato Francesca Baroni. Nicole Fede, che è un'atleta al primo anno nella categoria, che quindi è partita dopo a Sara Casasola e Francesca Baroni e tutte le altre atlete della categoria allieve secondo anno. Questa invece è la bravissima Francesca Baroni, che dopo una partenza lampo si è dovuta rendere alla legge di Sara Casasola. Noi siamo pronti per assistere all'ennesimo trionfo, all'ennesima maglia tricolore di questa ragazza di cui sentiremo ancora parlare. Sara Casasola, Trentino Rosa Anima Nera, guidata da un grande del ciclocross come Daniele Pontoni, la seconda posizione assoluta, ma la vittoria tra l'atleta del primo anno e un festeggiamento speciale per Nicola Fede, Jacobike, Cadrezzate, Guerciotti. Queste sono le due maglie
che quindi sono state assegnate. Sara Casasola vince tra le atlete della categoria allieve secondo anno davanti a Francesca Baroni e Francesca Selva, mentre tra il primo anno Nicole Fede precede Denis Paoletto e Sara Rossi. Allieve Sara Casasola, campionessa d'Italia. Sarà una prova che per te non era cominciata benissimo, hai mantenuto la calma, sei rientrata, una gara perfetta. Beh sì, dai. Oggi era cominciata un po' male perché sono caduta subito in partenza, però vabbè, sono riuscita a rialzarmi, ho avuto anche fortuna a non aver fatto danni alla bici e niente, sono riuscita a tornare avanti e boh, si è conclusa bene. E il percorso sembrava magari non troppo insidioso, però in ogni curva si poteva scivolare e quindi è stato molto duro. Una dedica per questa splendida maglia tricolore? Beh, vorrei dedicarla alla mia squadra, alla mia famiglia e ai miei fratelli. Nicole, seconda assoluta prima della tua categoria e torni a indossare la maglia tricolore, che bella giornata per te. Beh sì, una bella soddisfazione, dai, è il terzo italiano che vinco di seguito e... Boh, sono contenta. Che gara è stata, Nicole? Ma sono partita subito bene, sono partita in testa e poi pian piano ho ripreso le allieve del secondo anno e sono arrivata seconda nel secondo anno. Una dedica, Nicole? Beh, a tutti quelli che mi seguono e soprattutto alla mia famiglia. You go.